Buongiorno a tutti. Questo è un invito alla preghiera giornaliera, anzi alla preghiera di mezzogiorno del Crislam. È una preghiera rivolta contro che io rivolgo ad Allah perché faccia svanire l'integralismo, perché l'integralismo sia da parte musulmana, se pensiamo ai talebani, a quelli dell'ISIS, sia da parte cristiana, se pensiamo a persone come Mahdi Allam. Quindi questo è un nuovo Islam, un Islam che si basa sulla mia interpretazione, sull'interpretazione del Crislam del Corano. Sura Al-Fatiha, la prente. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, la lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, il compassionevole, il misericordioso, Re del giorno del giudizio. Te noi adoriamo, a te chiediamo aiuto, guidaci sulla retta via, la via di coloro che hai colmato di grazia, non di coloro che sono incorsi nella tua ira né degli sviati. Amen. Sia lodato Allah, sia benedetto il profeta Maometto e il Messia Gesù Cristo. Dal cristianesimo, perché ricordo che questo è Crislam, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Questa è la mia preghiera, la preghiera del Crislam. Il Crislam è cristianesimo e Islam insieme. È qualcosa di nuovo, di mai visto. C'è un solo Dio e non è uguali. C'è l'ultimo profeta che è il profeta Maometto e c'è un solo Messia, Gesù Cristo, mandato da Dio e ritornerà nell'ultimo giorno. Quindi, e nel Corano stesso si dice una parola che viene da Dio, uno spirito che viene da Dio. La sua natura è angelica, egli è l'arcangelo Michele. Questo si crede nel Crislam. Quindi che Allah benedica, benedica le menti di coloro che fanno discriminazioni, che tutti gli integralisti islamici che costringono le donne a indossare il burqa, lo chador, le segregano tra quattro mura di casa, impediscono loro di studiare, perfino di studiare la santa parola di Dio che è sia il Santo Corano, sia la Bibbia che l'Ingil, il Vangelo, dato a Gesù Cristo, il Messia che deve tornare, l'Arcangelo Michele, che tornerà nella sua gloria. Mi si chiede chi è Gesù Cristo per il Crislam. Per il Crislam, Gesù Cristo è l'Arcangelo Michele, mandato da Dio, quindi la sua natura è più che umana, ma non è Dio, è angelica, perché Dio è uno solo, come detto nella Sura, il puro monoteismo. Quindi questo è il Crislam. Per voi che credete, convertitevi, per voi che siete musulmani integralisti, passate al Crislam, perché il Crislam è la via di Dio, la via che conduce ad Allah. Nell'ultimo giorno sarete giudicati per le azioni che avete compiuto, chi ha ucciso pagherà 100 volte tanto. Quindi fate la volontà di Dio. Ascoltate il suo Messia Gesù Cristo e anche il profeta Maometto, non come lo interpretate voi, in nome di Allah e di Yahweh, il compassionevole, il misericordioso, che Dio sia con voi, il Messia Gesù Cristo. Con questo è tutto, vi saluto.